Come molte di voi forse sanno, io non amo le credenze popolari. Io credo nella scienza, nella realtà empirica. Ecco perché ogni giorno, prima di fare qualunque cosa, consulto il mio oroscopo. Era solo questione di tempo perché anche noi di quattro matrimoni avessimo le spose dello zodiaco: Maria, Martina, Marina e Marina. Maria è del Capricorno, un segno le cui qualità sono pazienza, prudenza e autocontrollo. Purtroppo non ne ha usata nessuna, altrimenti non avrebbe invitato le altre tre spose al suo matrimonio. Il matrimonio comunque è una cosa un pochino chic e i bagnanti no. I bagnanti hanno fatto da contorno non gradito, non mi è piaciuto, cioè l'avrei contestualizzato in modo diverso. Veramente molto femminile, infatti l'abito si addiceva anche alle sue forme, fisico molto sinuoso, e l'abito comunque le donava. Io oggi non devo prometterti niente, perché ti ho promesso già tutto 11 anni fa. Mi hanno piangere! Finalmente uno slancio romantico. Loro giustamente dopo 11 anni hanno poco da prometterti, quindi in realtà l'ho trovato al loro modo comunque romantico. Tutto qua. Grazie. Prego. Grazie mille. Non mi è piaciuto il fatto che non ci siamo potute servire al buffet come tutti gli altri invitati, e questo non ci ha permesso di scegliere cosa avremmo voluto mangiare. Io vado con il polipo perché le alici non le amo. No, neanch'io. Vai, stanno ballando. Andiamo, dai, andiamo, 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 andiamo a bere. Dai, erano belli scatenati e Maria ha una grande passione per il ballo e si vede. Io ho paura però, ho paura. Gli ospiti erano abbastanza pazzerelli, diciamo così. Oddio santo! E mi sono ritrovata praticamente dentro un tagata, tipo in una centrifuga, infatti ero quasi arrivata tipo al settimo giro, che gli dico cambia almeno verso perché sennò vomito, non ho più fisico per certe cose. Cadiamo giù. Niente, sta lanterna non sa da fa. Va bene! Grazie! Martina è del mio stesso segno, l'acquario, contraddistinto dall'indipendenza, l'autonomia e la voglia di libertà. Chissà allora perché ha deciso di sposarsi. La sposa bella, vestito su di lei stava molto bene, lei sorridente, carina, mi è piaciuta molto. Dopo la cerimonia, le spose si spostano nella location del ricevimento. Terribile. Non mi piace. Ale. Non mi piace il fatto della salsiccia cruda. Allora, il riso è bollente, la carne, no. Lo rimanderò indietro. Finalmente è arrivato il tanto fatidico momento della festa. Intanto se non incominciavamo a ballare, di festa non ho visto neanche l'ombra. Per fortuna tutti gli altri invitati, insomma, ci hanno seguito a ruota e hanno iniziato a ballare un po' tutti. Ho ballato, mi sono scatenata, sono tutta sudata, ma va bene così. Marina è del Cancro, un segno che difende i propri spazi, conscio degli innumerevoli pericoli del mondo. I got hit by a truck. I got hit by a truck and it drove off and left. Bella. Non me lo sarei mai aspettato da Marina, invece abbiamo conosciuto una Marina nuova. Bravi! E anche noi ci siamo scatenate. Ma che è?
No, io metti ad alzino più. A mio avviso è stata un'animazione un pochino troppo da villaggio turistico e poco da matrimonio. Marina B è un ariete, il segno di fuoco per antonomasia. Infatti il tema è country vintage. Non me l'aspettavo così. Però è bello. Mi dichiaro marito e moglie. Credo ci sia un bigliettino, ragazze. Scusine, siamo giunti al termine di questa meravigliosa esperienza vissuta insieme. È stata una bella esperienza, ma la cosa bella soprattutto è stata conoscere voi. Grazie per essere qui con noi e oggi a festeggiare insieme. Bello però, molto carina. Questo trenino ci porterà in piscina. Marti, il tuo trenino preferito. E fino lì mi stavo un po' fra virgolette annoiando, perché io sono un po' più festaiola. Quindi ho detto madonna, anche questo è un altro pranzo senza niente, senza. E invece è partito il DJ con un po' di musica. Maria è andata. Allora, chi ha il costume bene, chi non ce l'ha va in piscina vestito. Anche no. Per il momento sono tutte sudate, quindi un e bagno. E vestita del colore che dice lei, in modo fa quello che dice lei. E che no, no, impegno, no, no. Oh. Un bel tuffo in piscina, ma perché no? Ma perché no? Ma tutta vita. Via scarpe, via trucco, parrucco, liberi, liberi, liberi di essere. Quindi perfetto, perfetto, bello, bello, mi è piaciuto tanto, 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 tanto. Vediamo come sono andate realmente le cose. Sì, non vediamo l'ora. Martina, partiamo da te. Quanto hai totalizzato? Apri, prego. 67. Buon punteggio. Peggissimo. Quanto? 59. Ben 8 punti in meno. Già. 68. Sei in testa. 78. Zitta, zitta. In testa. Sulla limousine di quattro matrimoni sta viaggiando lo sposo della vincitrice di questa puntata. Marina M, congratulazioni, bravi. Grazie mille. Maria, ho deciso di dare a te il mio bonus della gherardesca. Grazie. Ahimè non è servito, ma il tuo è stato un matrimonio all'insegna della libertà espressiva. Sì. E dell'anticonformismo vero. Grazie. Hai iniziato come Ulisse che arrivava dal mare. E hai concluso con un sentito omaggio alla signora in giallo. Complimenti!